Ciao ragazzi, sono Erika e oggi vorrei parlarvi dei libri che vorrei dipingere. È da un po' di tempo che voglio portare sul canale questa tipologia di video ed è finalmente arrivato il momento. Io non vedo l'ora di parlarvi di tutti quei libri che mi piacerebbe dipingere, però prima una piccola premessa nel caso qualcuno si fosse perso questa parte della mia vita. Per quelli che seguono il canale da un po' e che soprattutto seguono i miei social, in particolare Instagram, nel caso non mi seguiate ma vi interessa, insomma, guardare un po' cosa pubblico, le foto che faccio, così via, perché è una mia grandissima passione, tutti i miei social sono linkati giù nell'info box. Insomma, per chi mi conosce da un po' più di tempo saprà che io ho una grandissima passione per l'acquerello. La pittura per me è una forma d'arte meravigliosa. Ho avuto modo di fare qualche video dove vi mostro effettivamente come dipingo, che cosa faccio e bene o male qual è il mio stile. Nel caso vi interessi o ne vi siete persi, vi linko giù nell'info box anche, insomma, i video al riguardo, in cui, insomma, questa mia rubrica del dipingi com'è. Ad ogni modo, io, insomma, in parole povere, sono una grandissima appassionata e molto spesso quando leggo un libro, se è un libro che mi prende tanto e che ha un'ambientazione molto vivida, io mi immagino a come vorrei dipingerlo. Ci sono libri che mi ispirano più di altri, però ad ogni modo in questo video vorrei mostrarvi qualcuno dei libri che durante la lettura mi ha fatto venire una voglia quasi incontrollabile di prendere in mano un pennello. Ma ora basta cincischiare, questa introduzione è stata già abbastanza lunga e passiamo subito ai libri. Il primo di cui vi parlo è ovviamente A Monster Calls di Patrick Ness, ovvero 7 minuti dopo la mezzanotte, che oltre ad essere uno dei miei libri preferiti, è un libro che dal punto di vista pittorico e artistico è uno di quelli che mi ispira tuttora. È un libro che ha avuto una grandissima influenza su di me, non solo come lettrice ma anche come artista, e io ho avuto tante occasioni per dipingere questo libro e in particolare ho fatto anche un video della rubrica Dipingi con me interamente ispirato a questo romanzo, perciò lo trovate linkato giù nell'info box come vi avevo accennato prima. Artisticamente io definirei A Monster Calls come un libro inchiostroso, perché questa è una storia che è contornata da tantissime illustrazioni che giocano tantissimo sul contrasto tra bianco e nero, che viene reso molto più potente, molto più vibrante, per l'appunto grazie all'utilizzo di questi toni di inchiostro. E io ho sempre amato tantissimo giocare con i contrasti e ho creato dei, insomma, opere, se si possono così chiamare, insomma, dei dipinti che secondo me si allontanano molto dallo stile di Jim Kay, che è il magnifico illustratore di quest'opera, ma che però secondo me comunque riportano tanto quello che è A Monster Calls. Vi mostro giusto qualcosina che ho dipinto ispirandomi ad A Monster Calls. Questo è un dipinto molto particolare perché è fatto con china, l'albero è fatto con china blu, e poi il resto è colore misto a caffè. Ci sono anche dei grani di caffè, non so se riuscite a vedere, tipo la polverina del caffè. E secondo me questa è un'opera che si rifà molto a ciò che è il libro e che a me personalmente piace un sacco, e poi profuma ancora di caffè. Non lo so, a me piace tantissimo sperimentare con colori e diversi materiali. Questo invece che vi mostro adesso è un dipinto che a me personalmente piace tantissimo, che va molto al di là di quello che è il libro, perché il libro, come vi ho detto, gioca moltissimo su bianco e nero, mentre qua io ho inserito dei colori e diciamo che è un po' un misto tra la storia di A Monster Calls e le storie che racconta il mostro, che nella mia immaginazione erano coloratissime, quindi ho voluto fare un mélange. Insomma, per chi ha letto il libro avrete capito, e il risultato finale è stato questo. Anche qua ho utilizzato il caffè, perché per esempio quest'albero e tutte queste parti nere sono state fatte con la matita acquerellabile, che poi ho diluito con il caffè. Il resto invece è tutto acquerello. Non lo so, è molto particolare e non mi piace tanto. Il secondo libro di cui vi parlo è un libro che per me è altrettanto inchiostroso, ma che io dipingerei con colori un po' più tenui, e questo è The Book Thief di Marcus Zusak, ovvero Storia di una ladra di libri. Questo è un romanzo che a me personalmente ispira tantissimo, soprattutto per lo stile di scrittura di Marcus Zusak, perché è qualcosa che avvolge completamente la storia. E lui ha anche questa tendenza di associare degli aggettivi molto particolari a dei nomi. E questi aggettivi solitamente non ti vengono in mente quando, insomma, pensi a quel determinato nome. Io mi ricordo per esempio una scena che però c'è nel film, quindi scusate l'esempio un po', non dico off topic, però insomma, in cui Liesel descrive il sole come una
ostrica argentata, e questa immagine dal punto di vista artistico è molto interessante perché dà la possibilità di non giocare solo con i colori ma anche con le forme. Io personalmente non ho mai dipinto The Book Thief, ho fatto giusto qualche pezzo, però non è che ho dipinto proprio il libro tanto quanto le personificazioni dei personaggi, però questo concept a me piace tantissimo e questo è un libro che io personalmente dipingerei anche con il tè. Non lo so, nella mia testa io vedo magari pagine tratte direttamente da questo libro, che io chiaramente non strapperei da questo, magari da un'altra copia, e poi magari disegnarci sopra qualcosa con delle penne nere e poi dipingere intorno con il tè, giusto per fare qualcosa di molto particolare che secondo me si adatta perfettamente a questo romanzo. Andiamo avanti con due romanzi fantasy dei quali vi parlo insieme perché bene o male le idee che ho per entrambi, insomma, si possono riassumere, e sono Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke e Il tomone di Narnia di C.S. Lewis. Io sono una grandissima appassionata di romanzi fantasy, soprattutto per le loro ambientazioni, perché per quanto riguarda, diciamo, i paesaggi magici, le creature, e gli elfi, i maghi e gli animali parlanti, insomma, le fate, ecco, soprattutto le fate, diciamo che c'è qualcosa di intrigante, no? E poi per quanto riguarda per esempio Cuore d'inchiostro, io mi ricordo delle descrizioni di ambientazioni e paesaggi che sono davvero meravigliose e che secondo me l'acquerello potrebbe rendere benissimo, ma in realtà tra i due forse quello che vorrei dipingere di più è Narnia, perché io mi ricordo che in questo romanzo abbiamo nella parte del Leone, la strega e l'armadio, che è quella più conosciuta dal punto di vista letterario, c'è una parte in cui si parla del cambio delle stagioni, perché nel momento in cui i fratelli Pevens si approdano a Narnia, l'inverno comincia piano piano a sgretolarsi per lasciar posto alla primavera. Quindi mi sono sempre immaginata un dipinto a metà, da una parte l'inverno, da una parte la primavera, e quindi magari una sottospecie di scia molto vibrante di questo cambiamento. Non so, nella mia testa è meraviglioso, non so se riuscirò mai a riprodurlo, però è un pensiero bellissimo. E infine l'ultimo libro di cui vi parlo è La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Questo perché io trovo che questo romanzo in particolare di Roald Dahl sia uno dei più colorati di sempre, e una cosa che a me piace tanto fare con gli acquerelli è proprio testare i colori, sovrapporli e creare delle opere che abbiano qualcosa di vibrante. È un aggettivo che utilizzo spesso perché è una caratteristica che mi piace tantissimo da vedere nei dipinti, e non lo so, secondo me questo è un romanzo che potrebbe farmi sfruttare tantissimo le combinazioni di colore e soprattutto creare qualcosa che vada al di là dei limiti dei colori stessi. Vi mostro giusto qualche esempio per farvi capire un po' qual è effettivamente la mia idea. Questi dipinti non sono legati alla fabbrica di cioccolato, però comunque riflettono questo mio pensiero del utilizzare colori vibranti e magari associarli a cose che effettivamente non sono di quel colore lì. Un esempio è questo. Vedete, spiaggia rosa, fucsia, montagne blu, un cielo molto particolare con questa striscia di azzurro in mezzo, insomma qualcosa che sfida l'occhio. Questo personalmente è uno dei miei pezzi preferiti. Vedete, i colori sono assolutamente sbagliati, nel senso non dovrebbero essere in queste posizioni qua, non dovrebbero essere associati a questi alberi o a queste montagne o a queste nuvole, però crea qualcosa che sfida chi guarda il dipinto. Bene, il mio video di oggi finisce qui, io spero tanto che vi sia piaciuto, a me piace da morire parlare di acquerelli, di pittura, di disegno, e mi piace anche tanto mostrarvi quello che dipingo, quindi se vi piace questa tipologia di video fatemelo sapere, perché io ho tanti altri libri di cui parlarvi, quindi potrei farne una sottospecie di serie. Ma ora fatemi sapere nei commenti se anche voi come me dipingete, o magari vi piace qualsiasi forma d'arte, no? Che può essere anche, non lo so, la scrittura, la fotografia, e se magari c'è stato un libro in particolare che vi ha ispirato in questa vostra passione. C'è un libro che vi fa venire voglia di fotografare? C'è un libro che vi fa venire voglia di ballare? Magari che tipo di coreografia? C'è un libro che associate a una canzone che vi piace cantare? Insomma, parliamone un pochino nei commenti. Detto questo, io vi saluto, vi mando un grosso bacio come al solito, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!